Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 19 novembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. I soliti piantagrane con Marte. Marte, il re dei piantagrane, oggi si attiva in tutta la sua forza, coinvolgendo in prima persona, visto che lo state ospitando nel segno da un bel pezzo e ancora vi rimarrà incollato fino a marzo dell'anno prossimo. Contro di voi la Luna da un lato e Giove e Nettuno, dall'altro, entrambi in quadratura, per non parlare di Venere e Mercurio, da ieri all'opposizione. Aggiungeteci anche gli imprevedibili regalini di Urano che dalla dodicesima casa ogni tanto vi fa ora uno dei suoi tiri mancini e avrete il polso della situazione. Se foste stati previdenti, magari accampando una scusa, avreste chiesto un permesso o un giorno di ferie per sfangarvela e allungare il weekend e invece ora che ci siete in mezzo vi tocca ballare e di sicuro non sarà un lento, casomai un estenuante rock'n'roll. Chiarimenti poco fruttuosi, insoddisfacenti. Vi sono delle critiche e dei pettegolezzi che possono rasentare la diffamazione. Un periodo ricco di discordie e litigi, contrasti e zuffe. È un momento estremamente importante e determinante per le cose che si desiderano. Per chi ha una causa legale da lungo tempo, oggi potrebbe esserci qualche novità importante. Bene anche le pratiche che inoltrerete oggi. Assicuratevi che la persona che vi sta accanto abbia la comprensione meritata. Non lasciatela sola. Telefonate in arrivo, giorno caotico e per certi aspetti controverso. Dovresti prendere più a cuor leggero le cose. Siate più decisi e determinati nel cercare il dialogo con una persona a voi cara, anche se qualche volta lo avete fatto siete tuttavia troppo timidi e incerti. Oggi è il momento di insistere. Oggi se avete un appuntamento sarà bene pensare a qualche piccolo presente da portare in regalo, non abbiate paura di scegliere e fatelo come se foste voi a dover ricevere quel regalo. Sarà graditissimo. Giornata molto noiosa e di routine. Cercate di distrarvi almeno in serata senza strafare ma creando le occasioni giuste per un sano divertimento. Attenti allo stress. Il vostro partner oggi saprà farsi perdonare. Voi non sapete cosa ma lui sì. Per i single non fidatevi troppo di un amico pettegolo, potrebbe mettervi in situazioni imbarazzanti. Dovreste essere più prudenti alla guida e avere la pazienza di non distrarvi con il cellulare. In fondo parliamo della vostra sicurezza, oltre che di quella degli altri. Oggi potreste avere un piccolo colpo di fortuna come una piccola vincita, una piccola opportunità, una piccola proposta. Cercate di non sprecare l'occasione e di non pensare tuttavia che in fondo è sempre una cosa trascurabile. Non andrete a dormire tanto presto, ma questo non influenzerà la vostra concentrazione. Non permettete che vi facciano delle pressioni nella convinzione errata che siate disposte a cedere alla volontà di altri. Non sottovalutate le cose più semplici, che solitamente fanno felice il partner, altrimenti commettereste un errore. Evitate contrasti diretti in amore se siete nate alla fine del segno, ne uscireste con le ossa rotte. Prospetto dei transiti planetari che indica qualche nube passeggera per voi in questo giorno d'autunno. Niente di grave, solo la necessità di dare voce ai rapporti familiari o anche a quelli amichevoli che avete tenuto un po' da parte negli ultimi tempi. Vi verrà in soccorso il consiglio prezioso di una persona autorevole, matura per età, status sociale o levatura intellettuale. In questa fase avrai una grande energia psicofisica e tutto ti sembrerà semplice e dalla tua portata. In ambito lavorativo, sarai sommerso di impegni ma riuscirai a risolverli tutti. In ambito affettivo, dovrai fare attenzione a non imporre il tuo volere. Prendete subito le vostre perplessità e cercate di dare delle risposte esaustive. Se le accantonerete per pensarci in serata, finirete per dimenticarle e non ne uscirete più. È molto probabile che nessuno sappia dei vostri dubbi. Non siete di quelli che vogliono condividere i propri pensieri, tanto meno farsi vedere sofferenti oppure in difficoltà. Per tali motivi è sempre molto difficoltoso riuscire ad entrare in contatto con voi. Marte nel vostro segno reclama velocità e tempismo,
Tutto al contrario di quanto fa la Luna in Vergine, che per consegnare un lavoro rifinito nei dettagli si trattiene volentieri in azienda, ma lo fanno anche i suoi dirimpettai, Giove e Nettuno, che invece vi invitano a sognare, perdendo tempo prezioso rispetto all'orario di uscita. Non vorrete rimanere ingabbiati ancora per mezz'ora solo perché non avete finito le vostre incombenze, vero? Amore ed Eros. Il sesso fa i fuochi d'artificio, merito del bollente mix di desiderio e passione, ma il cuore se ne sta accucciato sul divano. Indispettiti nei confronti dei vostri figli, facili alle bugie se a scuola prendono una nota o non svolgono i compiti assegnati a casa. Da oggi sincerità o saranno guai. Cari gemelli, in questo periodo avete bisogno di evadere un po', siete stanchi della solita routine sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di trovare un accordo, anche se con i nati sotto i segni del cancro, ariete o capricorno sarà difficile. Molto difficile. Servirà tanta pazienza. La giornata è una bellezza, con la luna pronta a supportarvi. La ragione vi sostiene nelle scelte, mentre dolci emozioni confortano il cuore. Vi imporrete all'attenzione di chi conta. C'è bisogno di tutta la vostra delicatezza, del dialogo e della capacità di comprensione per venire incontro a una situazione che può interessare oggi la persona amata. Può anche trattarsi di un problema che riguarda la sua famiglia d'origine, la quale può dare un po' di incertezza e apprensione. Figli di Mercurio, la vocazione all'ascolto di cui lo zodiaco vi ha provvidenzialmente dotati, vi permette di sapervi districare al meglio. Lavoro e denaro? Con l'argento vivo addosso, non si placa neppure dopo una giornata impegnativa, con il capo disorganizzato che vi fa fare e rifare un sacco di lavoro, facendovi montare il nervoso allo stomaco. Potreste reagire sbraitando tirandovi addosso un sacco di guai, ma probabilmente non lo farete perché l'angelo custode interverrà per tempo coprendovi con la sua ala protettiva. Una volta a casa il malumore si placa con una cena meravigliosa cucinata dalla vostra metà, che in fatto di ricette se ne intende parecchio. Imprevisti dietro l'angolo e non solo in termini professionali, attenti a mano l'esta che si aggira nelle stazioni o in metropolitana, il portafoglio tenetevelo stretto. Siete brillanti, non fatevi attanagliare da dubbi inutili. La vostra pragmaticità vi porterà ad ottenere i risultati sperati. Avete bisogno di stimoli nuovi e assecondare le vostre ambizioni. Venere in contrapposizione dialettica al vostro segno dall'infuocato Sagittario, può rendervi oggi pigri, svogliati, non completamente in sintonia con l'ambiente di lavoro. È possibile, inoltre, che nei mestieri cosiddetti creativi o artistici, che la vostra personalità non si senta libera di esprimersi come di solito accade. Sappiate pazientare, è solo una fase transitoria. Non vi accanite a cercare di ottenere quel che, per adesso, non potete realizzare. Benessere. Emicrania da stress, naturale dopo una settimana lavorativa così intensa. Fastidi anche stomaco e pancia che vi generano l'inappetenza, da evitare tassativamente tutti i cibi allergenici e i superalcolici, oggi fatichereste a digerire anche una foglia di insalata. Le posizioni dei pianeti ti danno la possibilità di controllarti emotivamente. Oggi molte persone sentiranno il tuo bisogno, quindi se hai voglia di un'attenzione speciale è meglio che lo trovi in te stesso. Per lei, dove sfogare la tensione? In palestra, naturalmente, dove siete reginette incontrastate, perfino l'istruttore ha un debole per voi e fa di tutto per farvelo capire. Per lui, emicrania, nulla di male.